Nato nel 1889, Heidegger aveva nel 1927, quando fu pubblicato Essere e Tempo, 38 anni, l'età solita per un filosofo per produrre il suo primo lavoro davvero originale. Heidegger non aveva ancora pubblicato quasi nulla, ma conservava migliaia di pagine già scritte, frutto dei corsi universitari apprezzatissimi che egli teneva, essendo da molti considerato l'astronascente della filosofia tedesca. Heidegger era partito dalla fenomenologia di Husserl, di cui egli era stato assistente e a cui il libro è dedicato. Già nel 1923 Heidegger dava di sé questo inquadramento culturale. Compagno nel mio cercare fu il giovane Lutero. Si tenga conto che nel 19 Heidegger aveva abbandonato il cattolicesimo in cui era stato educato. E modello, e gli aggiunge, mi fu Aristotele, che Lutero odiava. Alcuni impulsi mi diede Kierkegaard. E gli occhi me li ha aperti Husserl. Lutero e la teologia protestante lo incitavano a porsi il problema di ripensare sempre i fondamenti del pensiero, una teologia della crisi. In ogni caso si tratta di un uso immanente di tali suggerimenti. Dio propriamente non sembra esserci in essere e tempo. La fenomenologia di Husserl voleva entrare in contatto con i fenomeni originari, prima di ogni concettualizzazione. E intuire le essenze della realtà. Questo tema dell'intuizione categoriale diventa centrale in Heidegger, che vi aggiunge un'attenzione alla vita concreta che in Husserl era assente e che egli riprende da Diltai, uno dei principali esponenti dello storicismo tedesco di fine Ottocento, che distingueva per questo le scienze dello spirito, basate sull'empatia, dalle scienze naturali, oggettivanti ed astratte. Heidegger prende inoltre contatto con la Kierkegaard Renaissance, che si era avuta nella teologia protestante tedesca di inizio secolo, e legge la traduzione tedesca delle opere del filosofo danese. Tramite il teologo Bultmann e l'amico filosofo Jaspers, Heidegger rafforza i propri interessi esistenzialistici. Quando uscì il libro, Heidegger infatti disse che solo questi due interlocutori potevano davvero capirlo. Nella fenomenologia dello spirito di Hegel, che in parte fa da modello essere tempo, la singola coscienza si metteva in cammino per ripercorrere la via già compiuta dallo spirito. Essere tempo è invece l'opera nella quale il singolo uomo decide di scrutare se stesso per cogliersi in ciò che propriamente lo costituisce, ciò che quindi è sempre presente in ciò che facciamo, qualsiasi cosa facciamo, e orienta da un senso. A ciò che siamo e facciamo, per giungere infine ad una comprensione dell'essere in quanto tale, cioè del senso di ogni ente. Un itinerario che è anche di libertà, poiché, dirà Heidegger nel testo, il singolo vede e accetta la propria condizione e i suoi limiti, ma in questo contesto si autoprogetta e non ha bisogno di ideali esistenziali o costrizioni esteriori. Essere il tempo, perciò, contribuisce ad aprire la stagione dell'esistenzialismo novecentesco. Qui, come Kant aveva presentato un'analitica della ragione, cioè le strutture categoriali del pensare, Heidegger elabora un'analitica dell'esistenza o delle strutture dell'esistere. Si potrebbe dire che l'esistenzialismo è la risposta che l'uomo odierno dà alla domanda chi sono davvero? Solo che le strutture dell'esistere non sono trascendentali, come quelle gnosiologiche di Kant e quelle fenomenologiche di Husserl. Sono, dice Heidegger, ontologico a priori ma relazionali, sono il prodotto della relazione tra uomo e mondo, senza che ci sia una priorità di uno dei due poli o un fondamento esterno comune o un senso predeterminato. Perciò l'esistenza è anche una domanda generale di senso, una domanda sull'essere. E la filosofia comincia ad essere vista da Heidegger come scienza della differenza tra ente ed essere. La nota differenza ontologica già indiziata da Jaspers. Per questo il libro va anche al di là dell'esistenzialismo di Kierkegaard e di Jaspers e riporta anche sulla scia di Aristotele e della scolastica l'attenzione della filosofia occidentale sull'ontologia. Lo stesso titolo dell'opera vuole indicare che la nuova ontologia heideggeriana sarà temporale e non atemporale o metafisica come quella tradizionale. Per questo la pubblicazione di Essere e tempo è considerata una rivoluzione in filosofia, in parallelo con quello che accadeva con relatività e quantismo in fisica, con la dodecafonia nella musica, col cubismo nelle arti figurative. Essere tempo, che secondo molti è il libro di filosofia più importante del XX secolo, è anche, spesso lo si dimentica, una delle perle di quella straordinaria stagione culturale che fu la Germania di Weimar. Il libro uscì incompiuto sia perché Heidegger era pressato a pubblicare da vicende accademiche, sia perché la seconda parte, quella strettamente ontologica, aveva bisogno di nuove riflessioni e sarà sviluppata nel resto della vita di Heidegger. Rimase quindi soprattutto la parte esistenziale, a parte l'introduzione, come vedremo. Più che incompiuta va considerata un'opera in 83 paragrafi aperta agli sviluppi successivi del pensiero del suo autore. Il testo, a parte talune torsioni a cui Heidegger indulge, è chiaro, benché gli avversari di Heidegger gli abbiano sempre rimproverato oscurità espositiva. Certo non mancano passi eccessivamente complessi e un indulgere a un linguaggio da se stesso forgiato, ma sono forse gli Heideggeriani che hanno poi creato un gergo le cui strutture sintattiche e semantiche sono respingenti. Ci sentiamo di dire che la struttura argomentativa principale dell'opera è quel circolo ermeneutico che Heidegger ha esporrato un certo punto nel libro e che caratterizza l'intera sua analisi. Ogni comprensione è già una precomprensione, ogni appagamento è inserito già in una dimensione totale dell'appagamento. Non c'è un grado zero dell'essere, ma un dialogo continuo tra premesse intime ed esperienze. La datità o la fattualità, positivistica o meno, è un mito. Anche una soggettività pura, attiva o passiva, trascendentale o meno, che sta di fronte alla fattualità, è un mito. Siamo da sempre coinvolti in un percorso e dobbiamo portarlo avanti. Questo è il circolo ermeneutico. Di cosa parla il libro? In una formula si può dire che parla della vita. Nel testo infatti Heidegger dirà che filosofia della vita equivale all'espressione botanica delle piante. Questa affermazione rivela qual è lo scopo della sua indagine e la riconnette agli interessi delle filosofie della vita tedesche di fine Ottocento di Dilthey e Simmel, in polemica con il neocriticismo e la nascente epistemologia. Anche Husserl aveva parlato del mondo della vita e del precategoriale, ma sempre in senso trascendentale, supponendo cioè l'esistenza di un soggetto generale. Per Heidegger la vita è invece è situazionale, è un incontro un rimando a un sistema di sensi. E oltre alla vita c'è il problema ontologico dell'essere. Segnaliamo infine che c'è un problema di traduzione del testo dal tedesco. Le parole in Heidegger hanno un ruolo fondamentale e molti studiosi, pur apprezzando il lavoro pionieristico compiuto da Pietro Chiodi, che tradusse nel 1953 Essere e Tempo in Italiano, vorrebbero modificare certe scelte lessicali da chiodi operate e che sono diventate ormai classiche nella lingua filosofica italiana. Qui seguiremo tale tendenza classica operando talvolta delle precisazioni. Il libro si apre con una dedica a Husserl, ma già all'epoca della pubblicazione i due filosofi avevano assunto posizioni divergenti. La dedica porta anche la sua data e luogo. Si tratta della baita di montagna a Thothenauberg, vicino a Friburgo, nella cui università Heidegger insegnava. Baita in cui il filosofo amava trascorrere il suo tempo libero e che era un vero e proprio mondo personale naturale per lui. Il testo è preceduto da un esergo costituito da una citazione del sofista di Platone e dalla esortazione a riproporre il problema dell'essere. L'ampia introduzione dell'opera è infatti una esposizione del problema del senso dell'essere. La questione dell'essere e la scienza connessa all'ontologia erano infatti, a partire dall'epoca moderna, cadute e diventate prive di interesse. Un neocantiano come Cassirer. Nel 1910 aveva suggellato questo stato di cose nel suo Sostanza e Funzione, in cui si dichiarava che le questioni sostanziali e ontologiche erano state sostituite definitivamente nella scientificità moderna dalle questioni funzionali, vale a dire sapere quale variazione costante segue ad una certa azione senza interessarsi alla natura degli oggetti. Heidegger, che non a caso con Cassirer avrà un celebre dibattito-scontro. A Davos in Svizzera, nel 29, invece esordisce rivendicando la necessità di riproporre il problema dell'essere, che è stato il problema con cui è nata la filosofia con Platone ed Aristotele. Questa proposta segna una delle grandi innovazioni heideggeriane. Il problema dell'essere, argomenta Heidegger, sembra essere così diventato il più generale ed il più oscuro di tutti. Già Pascal aveva notato che è indefinibile. Perché in ogni sua definizione bisogna usarlo. Esso sembra anche ovvio, infatti lo usiamo sempre, dice Heidegger, echeggiando quanto Sant'Agostino diceva a proposito del tempo. Questa ovvietà attira però il filosofo, che è sempre a caccia di quelli che Kant chiamava i giudizi segreti della ragione comune degli uomini, ovvero la conoscenza tacita, l'inconscio cognitivo. In ogni caso, proprio perché è ovvio, ciò significa che noi ci muoviamo già sempre in una comprensione dell'essere. Porre il problema dell'essere è un cercare, ma non è cercare qualcosa di sconosciuto quanto di inafferrabile. Ciò che determina gli enti, ma non è un ente. In quanto tale, la sua trattazione ha bisogno di un apparato concettuale proprio, diverso da quello che usiamo per parlare degli enti attraverso le scienze. Vi è anche un ente particolare a cui rivolgersi per parlare dell'essere. Noi. Perché noi siamo proprio l'ente che cerca e problematizza. Il problema dell'essere è posto infatti dall'esserci, Dasein, come Heidegger definisce l'uomo. Questo termine era già stato utilizzato da Kant e Hegel, ma Heidegger ne fa una nozione cardine della sua filosofia. L'esserci è l'uomo qui ed ora, che vive in questa circostanza che è un'assoluta individualità. Simile alla monade di Leibniz o all'Ecceitas di Duns Scoto, in cui essenza ed esistenza tendevano a coincidere. Su Duns Scotto Heidegger aveva scritto il saggio per ottenere la libera docenza universitaria. Per cui, scrive Heidegger, il problema del senso dell'essere richiede l'adeguata esposizione preliminare di un ente, l'esserci, nei riguardi del suo essere. Viene così presentata e giustificata l'analitica esistenziale, che sarà il contenuto principale del libro, come premessa necessaria all'ontologia. Heidegger chiarisce poi che non si tratta di un circolo vizioso, perché ogni analisi sui principi ha questo carattere. Non è una presentazione deduttiva, ma un'ostensione che fa vedere il fondamento. E li scrive. Il problema dell'essere non è infatti il più generico, ma il più fondamentale e concreto dei problemi. Quanto alla scienza dell'essere, Heidegger, ben consapevole della crisi dei fondamenti che le scienze stavano attraversando, afferma, citando esplicitamente la teoria della relatività, che il livello di una scienza si misura dall'ampiezza entro cui è capace di ospitare la crisi dei suoi concetti fondamentali. Ora, l'indagine sull'essere è ancor più critica. Può e deve precedere in quanto ricerca quella delle scienze positive. Platone e Aristotele lo dimostrano. Qui Heidegger introduce anche la distinzione fra la dimensione ontologica, cioè tipica della scienza dell'essere, e quella ontica, relativa cioè semplicemente all'ente e alle scienze degli enti. Aggiunge anche che l'ontologia non può accontentarsi delle proprie categorie, ma deve sempre interrogarsi sui propri fondamenti. Cioè, come detto, sul senso dell'essere. Ogni scienza ha poi, e li scrive, il modo di essere di questo ente, l'uomo. Il problema dell'essere si risolve in una radicalizzazione della comprensione preontologica dell'essere. L'esserci è inoltre del tutto singolare rispetto agli altri enti, poiché dice Heidegger, con una frase che è diventata celebre, per questo ente nel suo essere ne va di questo essere stesso. L'esserci è cioè aperto al suo essere, è un ente ontologico. Scrive Heidegger: L'esserci comprende sempre se stesso in base alla sua esistenza, cioè alla possibilità che gli è propria di essere o non essere se stesso. Entra qui in campo l'esistenzialismo di origine Kierkegaardiana, e Heidegger aggiunge che questa fedeltà al proprio essere è un affare di ogni singolo esserci, non una questione generale o sociale. L'essenza dell'uomo o esserci non è quindi una quiddità, un certo contenuto, ma questa apertura al proprio essere. Heidegger definisce l'essere dell'esserci, appunto, esistenza. Con un certo tecnicismo, definisce poi esistentiva la comprensione esistenziale di sé, mentre l'esistenzialità è l'insieme delle strutture esistentive. L'analitica dell'esistenzialità è la comprensione esistenziale. L'esistenza, dirà poi Heidegger, è una prerogativa dell'esserci, che non può non porsi il senso dell'essere e non può non mettersi in gioco cercando se stesso. Questo significa il neva, che nessun esserci ha un cammino prefissato davanti a sé e non può evitare di costruire se stesso e la propria irriducibile individualità. Più avanti, Heidegger aggiungerà in modo perentorio che la sostanza dell'uomo non è lo spirito come sintesi di anima e corpo. Ma l'esistenza, cioè il senso del proprio esserci. Comprendere l'essere è dunque tipico dell'essere dell'uomo. L'esserci, dirà Heidegger nel paragrafo 52 dell'opera, è un ente aperto, aprente e scoprente. Si tratta di un ontologismo che precede l'ontologia scientifica. Poiché le scienze sono maniere d'essere dell'esserci, le ontologie scientifiche risultano fondate e motivate. Dalla struttura ontica dell'esserci. L'ontologia fondamentale va dunque cercata nell'analitica esistenziale. Ne deriva anche che l'esserci ha un primato sia ontico, poiché si chiede il senso dell'essere, sia ontologico. In modo impegnativo, Heidegger ne conclude che l'analitica ontologica dell'esserci è in generale l'ontologia fondamentale. Una prospettiva che si può ritenere egli non manterrà nella seconda fase della sua filosofia, dopo essere e tempo in cui l'essere prenderà sempre più consistenza rispetto all'esistenza. Nel secondo capitolo dell'introduzione, Heidegger preannuncia che la temporalità verrà chiarita come il senso dell'esserci e quindi come orizzonte della comprensione dell'essere. Ma egli ci dice anche che l'elaborazione dell'analitica esistenziale è problematica. Anticipa anche che il concetto ordinario di tempo sarà parzialmente utile a questo scopo, contro la pretesa di Bergson che esso sia spazialità. Infatti, Il tempo dell'uomo chiarirà poi Heidegger. Non è solo quello vissuto interiormente, ma è anche un tempo esteriore in cui fare delle scelte. Si sente qui la lezione di Kierkegaard che aveva detto nell'Ottocento che l'uomo è fatto di scelte. Out, out. Al tema del kairos, che in greco sta per il momento giusto per fare qualcosa, Heidegger aveva riflettuto negli anni precedenti sulla scorta di San Paolo e della filosofia pratica di Aristotele. Vedremo che per il singolo, l'individuo e il mortale, come lo chiamavano i greci, il tempo è anche e soprattutto finito. Heidegger critica anche la tradizionale distinzione metafisica o epistemologica tra enti atemporali e temporali. È l'essere stesso e non solo l'ente ad essere temporale. L'elaborazione della temporalità dell'essere sarà quindi la migliore risposta alla domanda sull'essere. Non si tratta, spiega Heidegger, di una proposta nuova. E gli fa capire che non insegue la novità in quanto tale, ma la sua novità, e gli scrive, sta nel capire le possibilità che gli antichi hanno preparato per noi. Qui sta anche il segreto del suo metodo filosofico, che è una nuova meditazione sulla tradizione. Temporalità vedremo è infatti matrice di storicità, per cui ogni esserci cresce all'interno di una interpretazione dell'esserci tramandata, ovvero in una tradizione. Si tratta di una delle tesi più importanti di Heidegger che lo mette tra l'altro in opposizione ad ogni storicismo e ad ogni astratto e unilaterale modernismo. Ciò significa anche che lo stesso problema dell'essere ha una sua storicità, il che ci fa tornare alla problematicità dell'analitica. L'esserci tende a comprendere il proprio essere in base all'ente a cui si rapporta costantemente, cioè il mondo. Per cui l'esserci è onticamente vicinissimo a sé. Ma ontologicamente lontano. L'ontologia greca era stata infatti elaborata in questi termini. Il Medioevo ne aveva fatto una dottrina fino a Hegel che l'ha soltanto rielaborata. Come si vede la prospettiva di Heidegger è radicale: non intende soltanto elaborare un esistenzialismo, ma una vera e propria metafilosofia che metta in discussione il modo di interrogarsi delle filosofie precedenti. In qualche misura intende proseguire il discorso genealogico nicciano, operando, come farà dopo la pubblicazione di Essere e Tempo, un superamento dello stesso Nietzsche. Dirà Heidegger nel paragrafo 62 la filosofia non deve ripudiare i suoi presupposti, ma neppure limitarsi ad assumerli. Essa deve rendersene conto e chiarire esplicitamente ciò in virtù di cui essi sussistono. Per chiarire genuinamente, non il rapporto al mondo e all'ente, cioè il problema dell'essere, occorre rendere fluida nuovamente la tradizione, distruggendo il contenuto tradizionale dell'ontologia, nella quale viene privilegiato onticamente l'ente come presenzialità. Dottina questa principalissima in Heidegger. Come egli chiarirà nel paragrafo 57, questo modo di procedere cade nel dogmatismo ontologico di considerare esistente solo ciò che abbia la forma della semplice presenza. Vorhandenheit in tedesco, o essere sottomano secondo altre traduzioni, perché il termine in tedesco si usa solo per le cose, mentre il fenomeno, vedremo tra poco, ha ben altre caratteristiche. Il termine distruzione sta qui più precisamente per decostruzione, metodo genealogico di stampo nicciano. Anzi, precisa Heidegger, che di Nietzsche era ammiratore, ma non ne condivideva l'inutile furia eversiva. Questa distruzione non vuole nullificare il passato, ma si pone contro l'ontologia odierna, che è una cattiva ontologia perché poco consapevole. L'unico pensatore che si rese conto della temporalità radicale dell'essere fu Kant, in particolare nella sua dottrina dell'immaginazione trascendentale, generatrice di schemi. Ma Kant si ritrasse e parlò di mistero dell'immaginazione perché dimenticava il problema stesso dell'essere. E gli mancava un'ontologia dell'esserci, per cui lui il soggetto è quello cartesiano reso trascendentale, in cui il rapporto tra io penso e tempo diventa un automatismo non indagato. E dal momento che Cartesio eredita tutte le categorie ontologiche antico medievali, l'intera storia dell'ontologia si basa su un errore fondamentale commesso dai Greci. Quello di declinare la temporalità nei termini di presenzialità, valorizzando il modo del tempo del presente e trasformando tale presente in un eterno, attraverso la fissazione di essenze, come l'usia aristotelica che aveva irrigidito il dialogo platonico o la visione dell'esserci come dialogante. Il metodo genuino per andare verso l'essere è quello fenomenologico. Andare verso le cose stesse. Heidegger riprende infatti quello che era stato il motto di Husserl. La filosofia di Heidegger è perciò anche una delle diverse forme novecentesche di superamento della metafisica. Dopo essere tempo, Heidegger avrà infatti l'ambizione di elaborare LA forma della definitiva fuoriuscita dalla metafisica. Bisogna però intendersi sulla nozione di fenomeno. Con una delle sue celebri etimologie filosofiche dal greco, Heidegger puntualizza che il fenomeno è ciò che si manifesta in se stesso, mentre la parvenza è un momento negativo, cioè una manifestazione distorta e falsa del fenomeno. L'automanifestarsi del fenomeno va anche distinto dall'apparenza, che è il segno di qualcos'altro, come i sintomi sono le apparenze della sottostante malattia. Kant ha mescolato fenomeno e apparenza nella sua Estetica trascendentale. Parvenza e apparenza sono comunque fondate nel fenomeno propriamente detto, l'automanifestazione. Come dirà Heidegger più avanti, il fenomeno esprime l'essere, l'essere dell'ente. Anche il suffisso di fenomenologia va chiarito. Logos significa infatti parlare e mostrare le cose, rendere manifesto ciò di cui si discorre, lasciar vedere qualcosa in quanto qualcosa. La verità del discorso non si misura con la nozione classica di adeguazione tra parole e cose, perché verità in greco aleteia significa disvelamento, mentre falso è ciò che copre, nasconde la cosa con un'altra. In questo senso, precisa Heidegger, il discorso non è la vera sede della verità, anche perché il termine aleteia, usato da Parmenide, è più antico di Logos. E sta ad indicare la pienezza indubitabile della percezione diretta della cosa. Più avanti nel paragrafo 44b, Heidegger chiarisce di non voler indulgere in questo modo ad una mistica della parola, ma che è necessario che la filosofia conservi la forza delle parole più elementari per evitare che l'intelletto comune le modifichi. In questa etimologia filosofica si fa anche valere in una certa misura l'intuizionismo che Husserl aveva posto alla base della sua proposta filosofica, ma che Heidegger trasforma in ermeneutica, come vedremo. Heidegger qui aggiunge che il logos è invece ragione, razio, cioè rapporto con le cose. La fenomenologia è dunque lasciar vedere da se stesso ciò che si manifesta, afferrare o dimostrare dialogicamente i fenomeni e tutto ciò che da essi promana. Nel paragrafo 16 Heidegger parlerà di un pedinare il fenomeno così venuto in luce per tentare di fermarlo e interrogarlo a proposito delle strutture che si manifestano in esso. Nel paragrafo 28 chiarirà che un fenomeno originario è indeducibile. Vi è poi la co-originalità di fenomeni fondamentali diversi che non viene colta dalla logica tradizionale, deduttiva, la quale ha sempre cercato una sola causa prima. Sempre sul tema dell'originario, nel paragrafo 67 si ribadirà che l'originario è una totalità non semplice e che risalire all'origine porta a cose che non sono ovvie per l'intelletto comune e che perciò rivelano adesso il carattere problematico dell'ovvietà. Inoltre gli scrive plotinianamente ogni scaturire, cioè ogni derivazione in campo ontologico è degenerazione. Tornando alla questione metodologica, Heidegger ci dice che i fenomeni solitamente purtroppo non sono dati, sono coperti, perciò è necessario il disvelamento fenomenologico che mostra l'essere dell'ente. Il coprimento può essere nascondimento, se un fenomeno è del tutto sconosciuto, ricoprimento, se un fenomeno è stato conosciuto ma poi via via ricoperto fino al possibile travisamento. L'afferrare originario delle cose è infatti impedito dalla solidificazione, dall'ottundimento del vivere, generando l'ovvietà e tutte le altre visioni false del fenomeno stesso, come è accaduto alla stessa storia dell'ontologia. Non c'è tuttavia una scorciatoia intuitiva a questo riguardo, come pensava ad esempio Bergson, che non viene esplicitamente citato, ma occorre un approccio allente che lo renda manifesto per come esso genuinamente è. Per cui, aveva detto Heidegger all'inizio di questa disquisizione, l'analitica esistenziale dovrà studiare l'esserci come esso è, innanzitutto e per lo più, nella sua quotidianità media. Sta qui un'altra delle rivoluzioni filosofiche di Heidegger, che era un lettore attento di Dostoevskij e che, in qualche misura, introduce la letteratura nella filosofia. O meglio, affida alla concettualità filosofica quell'indagine sulla vita umana. Che finora era stato appannaggio della letteratura. O, se si vuole, porta la filosofia a lezione della letteratura, non per diventarne allieva, ma per ottenere insegnamenti da cui la filosofia rimergerà più forte e consapevole di prima. L'esito sarà un'ermeneutica dell'esistenza, dell'essere dell'esserci, condizione di possibilità di ogni ontologia. L'ermeneutica era già stata proposta nel XIX secolo prima da Schleiermacher e poi da Diltai, come tipica forma di discorso delle scienze umane e storiche. Heidegger ha rafforzato e chiarificato meglio i presupposti dell'ermeneutica, come vedremo tra poco, l'ha innalzata da tecnica interpretativa a ontologia, e da ciò si è poi formata una nuova prospettiva filosofica fondata all'inizio degli anni sessanta del Novecento dal suo allievo Gadamer. Heidegger conclude l'introduzione con alcune affermazioni impegnative ed esplicative di certi passaggi precedenti. L'essere non è un genere e non è neanche l'insieme degli enti. Esso si trova al di sopra di ogni ente, è il trascendente puro. Nell'esserci, tale trascendenza si manifesta nella radicale individualità di ogni esserci, di ognuno di noi. Perciò, dice Heidegger, la possibilità si trova più in alto della realtà. La filosofia viene quindi definita ontologia universale e fenomenologica, muovente dall'ermeneutica dell'esserci. Infine, Heidegger si scusa per la durezza e l'ineleganza, e gli dice, delle sue espressioni, poiché quello che si accinge a fare non è un racconto descrittivo, ma il tentativo di cogliere l'ente nel suo essere, e mancano, gli dice, per questa impresa, la maggior parte delle parole e la grammatica. Su queste insufficienze del linguaggio filosofico tradizionale, Heidegger rifletterà a lungo nella seconda parte della sua vita filosofica dopo Essere Tempo. Infine viene presentato lo schema dell'opera, che, come ogni lettore di Essere Tempo sa, non è stato portato a compimento in questo libro poiché l'intera seconda parte e il terzo capitolo della prima parte non sono stati pubblicati. Si favoleggia che Heidegger li abbia bruciati perché insoddisfacenti. Sembra comunque evidente che saranno gli argomenti di cui si occuperà dal 27 fino alla sua morte, avvenuta nel 1976. Si è parlato a questo proposito di chere o svolta nel suo pensiero, ma si tratta meglio di una serie di approfondimenti in cui effettivamente l'essere diverrà più pressante dell'esserci. Si chiude così l'introduzione che ha occupato i primi otto paragrafi dell'opera.